Birra 6 euro. Madonna mia. Madonna. No, ma in questo paese la birra non è birra. E le sigarette non sono sigarette. Il passaporto, quello no. Deve essere per forza un passaporto perché ti lasciano entrare. E certo, il passaporto è la parte più nobile di un uomo. Infatti un passaporto mica è facile da fare come un uomo. Un essere umano lo si può fare dappertutto, nella maniera più irresponsabile, senza una ragione valida. Un passaporto mai. In compenso però un passaporto quando è buono viene riconosciuto. Un uomo può essere buono quanto vuole, non viene riconosciuto lo stesso. Aiuto. Nessuno se la Ma sì, prende? dai. La prendo io, no? Birra gratis! E vai. Altro che 6 euro. Te. Sta qua. Cecata. È rimasto il baffetto bianco. Ma va! Bastardo. Ti ho dato l'attacco. Bilbao, che insegna a far l'amore. Oh luna di Bilbao, tu mi hai strappato il cuore. Albrecht, vengo dai boschi neri. Mia madre mi portò nelle città quando ero nel suo grembo e il freddo dei boschi, fino a che morirò, non mi abbandonerà. Nelle città d'asfalto mi sento a casa mia, munito dall'inizio di ogni sacramento di morte, di giornali, tabacco e acquavite. Sono pigro e diffidente, ma contento. Mi mostro amico agli uomini, mi metto anche il cappello duro come fanno loro e dico: sono bestie di odore singolare. Dico: non importa, in fondo anche io lo sono. Nelle mie sedie vuote a dondolo al mattino, ogni tanto ci metto qualche donna e le contemplo indifferente e dico: ecco, voi su di me non potete contare. Verso sera raduno attorno a me degli uomini, ci diciamo l'un l'altro gentleman, e si tengono i piedi sui miei tavoli e dicono: andrà meglio, ma io non chiedo quando. Al mattino gli abeti pisciano nella prima foschia e i loro parassiti, gli uccelli, si mettono a gridare. A quest'ora vuoto il mio bicchiere in città e butto via il mozzicone e mi addormento inquieto. Siamo vissuti noi, volubile schiatta, in case che credemmo indistruttibili. Così abbiamo costruito i lunghi edifici dell'isola di Manatta, nelle antenne sottili che intrattengono l'oceano Atlantico. Di queste città resterà il vento che le attraversa. La casa rallegra il mangione, è lui che la vuota. Sappiamo di essere effimeri. E dopo di noi ci sarà niente degno di nota. Nei terremoti futuri io spero che non si spenga il mio Virginia per l'amarezza. Io, Bertolt Brecht, sbattuto nelle città dai neri boschi, dal grembo di mia madre, in tenera età. Buonasera. Com'è che siete venuti? Mamma? Incontra babà, eh? Ma chi è babà? Brigide Bardot. Passo! Che Bimbo dici? Baudo. Non ti sei fatto la risposta stasera? Do. Si Ah, sente. Boris Becker. Ma va! Bjorn Ma Borg. va! Martina Navratilova. No, babà, BB. B.B. King. Ma va. Burger Sì, King. Barbara Boucher. B.B. Bush. Bush.
Bush. Borb Bush. No. No. B. E. R. L. Berl. No, Berl. No, no, babbono quello. Quello no. Non mi preoccupate. Meglio Bugs Bunny, eh. No. Vabbè, insomma, B. Incontriamo M e non vi diciamo manco chi so, va buo. Per 7 anni non mi riuscì un passo. Quando fui dal gran medico, lui mi ha chiesto: perché queste grucce? Ed io: sono storpio, gli ho detto. E lui: non c'è da stupirsi. Fa una prova, per cortesia. Sono questi arnesi a storpiarti. Va, cadi, striscia a 4 zampe. Ridendo come un mostro, le mie belle grucce mi prese. Sulla schiena me le spezzò. Ridendo, le scagliò nel fuoco. Come sia. Sono guarito. Cammino. Una risata m'ha guarito. Solo a volte, se vedo stampelle, per qualche ora cammino un po' peggio. E liberiamoci da queste grucce. Mettiamo in scena quelle che ho ritenuto le parole di Bertolt Brecht. Più significative nell'osservazione ampliata del cerchio attenzionale che circonda ciascuno di noi. Che ho detto? Vabbè. Contro la seduzione. Non lasciatevi traviare. Non ritorna più nessuno. Il giorno è al limitare. Il vento della notte potete fiutare. Non viene un altro mattino. Non lasciatevi ingannare che la vita sia poca cosa. Bevetela a rapide sorsate. Non vi potrà bastare quando dovrete andarvene. Non lasciatevi consolare di tempo. Non ne avete troppo. Lasciate il marcio a chi è redento. La vita è il bene più immenso, non è più vostra dopo. Non lasciatevi traviare a sgobbo e logoramento. La paura, come vi può ancora toccare? Con tutte le bestie dovete morire, e dopo non viene più niente. Piaceri. Il primo sguardo dalla finestra il mattino. Il vecchio libro ritrovato. Volti entusiasti. Neve. Il mutare delle stagioni. Il giornale. Un giornale. Il cane, no? La dialettica. Fare la doccia. Nuotare. Musica antica. Scarpe comode. Capire. Musica moderna. Scrivere. Piantare, viaggiare, cantare, essere
gentili.